Io credo che le opinioni di Gianfranco Fini siano una ricchezza per il dibattito del Popolo della Libertà, siano una ricchezza. E su questa ricchezza occorre tutti investire in pazienza, disponibilità, intelligenza, perché un Popolo della Libertà come il nostro, che ha messo assieme tante culture, che ha messo assieme Gianni Alemanno e Renato Brunetta, eravamo assieme anche tanti anni fa, per la verità, a parlare di partecipazione, ma un Popolo della Libertà che mette assieme così tante culture, vuoi che non sia in grado di trovare una soluzione di compromesso sulla bioetica? Una soluzione straordinaria di compromesso sulla bioetica? Io credo di sì. C'è la nostra forza conservatrice e rivoluzionaria insieme. È in grado non solo di governare, ma di trovare anche compromessi alti, anche su temi difficili, su temi che dividono. E finisco su una sola cosa. Lo diceva ieri Maurizio Sacconi. All'interno del Popolo della Libertà, certamente questo è il nostro dovere, questo è il nostro impegno, questa è la nostra sfida. E con la Lega noi dovremo avere sempre di più una sfida alta, ruvida, forte, leale per cambiare questo Paese. E finora questo è avvenuto. È avvenuto sulla politica economica, sulla politica sociale, sulle riforme che abbiamo messo in cantiere, sul federalismo che abbiamo condiviso, che sarà uno dei grandi catalizzatori del cambiamento del nostro Paese nel senso della responsabilità. Con la Lega quindi un confronto forte, leale, persino ruvido, ma per cambiare questo Paese. Stiamo dalla stessa parte, così stiamo dalla stessa parte nei confronti della Chiesa. Lasciatelo dire a un laico come me, laico e mangiapreti, ma quando la Chiesa opera nel territorio, quando la Chiesa si fa carico dei più deboli, e spesso si fa carico meglio di quanto non faccia lo Stato, vuol dire che possiamo tranquillamente lavorare insieme. Quando però non la Chiesa, ma certi esponenti giocano al massacro, beh, allora quella io non la considero Chiesa, la considero ideologia politica con la tonaca, che è un'altra cosa. Mai ha avuto la Chiesa italiana tanto dallo Stato italiano. Temi di 8 per 1000. Mai. Mai! E questa è la nostra serietà. Per questo dico, prepariamoci all'autunno con la politica economica, come abbiamo detto, a gestire questa coda difficile della crisi. Prepariamoci alle riforme, abbiamo 4 anni davanti per cambiare questo Paese. Prepariamoci alle elezioni amministrative, che siano il suggello e il catalizzatore della nuova Italia, del cambiamento. Che non ci siano più le Italie divise, Popolo della Libertà governa al centro, nelle regioni, nei comuni, governano loro signori. Beh, noi abbiamo una grande occasione di vincere il Piemonte, di vincere la Liguria, di vincere il Lazio, di vincere la Campania, di vincere la Puglia, di vincere la Calabria. E gli lasciamo qualche regione appenninica, una o due, poche, poche, poche! Beh, a quel punto la nostra missione sarà una missione straordinaria. Di cambiamento rivoluzionario di questo nostro Paese. E ritorno da dove sono partito, contro la cattiva rendita, contro i parassiti, dovunque essi si annidino. Nella finta cultura, nei finti enti lirici,
nella finta cinematografia ideologica parassitaria, nel finto sindacato, nelle cattive banche, nella cattiva finanza, nei cattivi giornali. Questa è la nostra missione, cambiare questo paese, dando a questo paese il futuro che si merita, un futuro di gentilezza, un futuro di generosità, un futuro di accoglienza, un futuro di generosità. Beh, questa è l'Italia che vogliamo. Grazie. Grazie, ragazzo, bravissimo. Bravo. Bravo Renato! Ciao. Bene. Renato! 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 Renato!